Eccoci qua. Buonasera. Oggi è la fine o è una menzogna? Allora, siamo arrivati qua e niente, qui avevamo staccato. Quindi, boh, proseguiamo. Ah, aspetta, non ci vuole parlare nessuno, vero? No, perfetto, possiamo andare avanti. Siamo attenti perché questa zona pullula di pulli nel culo. Perché nella parte precedente a questa uscivano nemici anche dai muri e non per finta. Oddio. Amuleto dell'assassino. Vediamo. Aumenti i danni da riposte. Ok. Ah no, attacco critico. Non male, eh. Soprattutto potrebbe essere molto buono in combo con con la mola che aumenta la probabilità di critico. Fammi passare.
Eccoci qua. Sempre bello combattere in questi spazi così stretti. Tiriamo giù lo shortcut. Oh, aspetta, aspetta. Che senso? Ergo everywhere. I mean, this place is saturated with it. Beh, grillo. Guarda che cazzo sta succedendo là sopra. Oddio! Ma merda comunque, quanto carica in fretta male funzionamento questo. Ah, è nemico nuovo, ovviamente. Tra l'altro. Mettiamoci una pozza per aumentare la resistenza al malfunzionamento. Merda.
Tra l'altro Geppetto adesso è tornato all'hotel o è ancora giù nella galera? E cosa ho fatto? Di preciso. Effettivamente non è difficile combattere, cioè, se veramente gli alchimisti sono riusciti a trovare delle fiale barra delle sostanze appunto che possono creare malfunzionamento, e questo qua, questo nemico ha un serbatoio di questa sostanza sulle spalle, effettivamente non deve essere troppo difficile per gli alchimisti riuscire a combattere contro Pinocchio, appunto. Cioè, c'è qualcosa che non va. Cioè, potrebbe essere semplicissimo battere un burattino, no? Qual è il problema?
Ok, gli si è rotta anche l'altra fiala. Teoricamente non è più in grado di fare. Male come premio. Ok, torniamo alla normalità, più leggeri possibili. Curiamoci, recuperiamo l'ergo. 2600 ergo mi ha dato il tipo. Ehi! Proteggevi un forziere? Ok. Non male. Tra l'altro io spero di riuscire a ritrovare di nuovo quello da 7000, perché l'ho erroneamente usato, cioè in realtà non ho erroneamente, l'ho usato. E non so, non ho controllato se avesse una descrizione diversa. Hello? I'm fine. I'm fine. And you? Ok. Adriana, ho registrato per i fratelli e le sorelle. Lodate Pistris, colui che inghiottirà persino Dio. Ascoltate, fratelli e sorelle, io Pistris vi parlerò della vera vita eterna. Il dono di un angelo era qualcosa di cui gli uomini non osavano godere. Molti morirono con la speranza nel cuore. E quelli che vivevano, covavano la rabbia invece della morte. Alla fine gli uomini distrussero e bruciarono la loro speranza da soli. Fu così che l'angelo diventò il dio straziato dalla morte. Ma oggi ci sono sicuramente quelli che sono sopravvissuti con la benedizione. Loro, gli immortali, vanno ancora in giro e desiderano la resurrezione di Dio. Ho detto chiaramente la verità a cui ho assistito. Ora tutti voi dovrete seguire questo percorso. Sarà tipo un santuario dove appunto veneravano questo io. Oh, 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 oh. Oh, l'abbiamo trovato forse. Sì. E no, no, non cambia nulla. I cristalli di ergo sono considerati un materiale prezioso. È una buona fonte di energia perché funziona a ergo. Ok, una normale descrizione. Ok, possiamo proseguire. Oh, no, aspetta, da qui siamo arrivati. I'm Italian. Saliamo di qua. Io spero che prima del boss ci siano Stargazer. Ok. C'è di qua? Allora, accendiamo lo Stargazer. Accendiamolo, vediamo se qualcuno vuole conversare. No.
Nice to meet you, Florida. Where are you from? Confessione di Simon. È come un dio per suo figlio. Anch'io, Simon, non ero diverso in gioventù. Però, colui che mi ha creato non era un umano normale, quindi è stato creato. Ok. E le mie capacità erano straordinarie. Anche tu sei un fallimento. La capacità di leggere nel pensiero. Essere abbandonato di fronte a Dio significa la distruzione del mondo. Da quel momento in poi la mia vita è esistita per creare un mondo senza bugie. Un mondo dove nessuno ti tradisce e dove c'è solo la verità, anche se è forzata. Il finale è giunto. Una volta che la porta è aperta, non può essere chiusa. Per l'umanità, io, Simon, ho rinunciato alla mia umanità e ho deciso di percorrere il cammino dell'immortalità e della verità. Il mio corpo sarà spezzato e riformato come il Dio che è stato fatto a pezzi. Lascio queste note dei miei ultimi momenti da uomo. Sa cosa è diventato questo. E ha lasciato qui il bastone con la sua amata, appunto. Ok. Cos'è? Già. Proprio. Is it not magnificent? Distilled immortality and a key that opens a world with no lies. A key that unlocks true evolution. Anzi, oh, non stai tanto bene, però. Give thanks. Ergo is a gift from me, Simon Marnus, who will transgress even God. Bow down to your God, who will be born now! Show me everything you have, Papa Dr. Pento.
Oh, don't worry, don't worry. I'm just fighting. This is evolution. Behold, as I discard this fragile body. Witness me as I grasp the power of a true god. Cos'è? Un fiore tipo? Cos'è? No, è una persona. Stava tipo in una specie di gravidanza, cos'è? Show me everything you have, Papa Dr. Panto. I
cazzo è? Minchia! So I tried to use this hour to hold her, even if these hands never could. It's I, Vanguard. But be warned. Watch out for Gepetto. Ma attento a Geppetto, scusa. Dio risvegliato racchiude un immenso potere. Questo ergo raro farebbe gola a qualsiasi cacciatore di tesori. Il ragazzo era tra coloro a cui era stata concessa una vita immortale. Tuttavia fu considerato un fallimento e abbandonato, e quindi iniziò un viaggio per diventare un dio, per mettersi alla prova. Il braccio di Dio, ottenuto dopo aver sconfitto Simon Manus. È una misera reliquia che gli alchimisti consideravano un oggetto sacro. Gli alchimisti credevano nell'esistenza di un dio,
che era stato massacrato nel tentativo di dare vita eterna agli uomini che amava immensamente e volevano riportarlo in vita. Tuttavia, il dio che giaceva in un sonno profondo non rispose mai alle loro preghiere. Pedro? I knew you could do it. We have all the ingredients we need. I dreamed of this day for so long. The moment you'd come back to life. You can be human again. By using that vast supply of ergo and the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan, your heart. If you give me your heart, all these trials and tribulations will be over. No, no, Geppetto. You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. I believed you were a good boy, but you insist on breaking my heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children, even naughty ones. That must be punished, like you. In my own way, I grew to love. After all, thank you. You're the puppet who would bring my son back to life. I'm disappointed in you. I didn't mean for this to happen. I believed you were a good boy. If you refuse, then I'll have to retrieve it myself. Ah.
my son. Carlo. You can become a real human. Come to me. Freedom is not for you, but not Carlo. No father wants to resort to violence. There's no other way. Si è curato? I knew it. I knew it, but I'm not interested. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Pooh. No, no, I don't care, I'm sorry. Don't show me nothing. I'm sorry. I know you have gone astray. Ma che cazzo è questo? No other way.
Bisogna imparare bene la prima fase. Di nuovo. Here we go again. Porca puttana. Okay.
Posto? Allora, torniamo un attimo, prendiamo l'ergo, torniamo un attimo. Dai il tuo cuore, posso decidere? No. Trasportati. You're here. Oh, no, deve parlarmi. I always welcome friend. Strange. It feels like a portion of my memory. It hurts so much. I want to give Alidoro's belong. Can become a real human.
Come to me. Freedom is not for you, but for Carlo. No father wants to resort to the lash, but there's no other way. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant of the Other because of Carlo's memories within you. Ah, fa subito.
Minchia, la seconda fase. You're just a puppet, nothing more. Ah, mi scordo! Come to me. You're just a puppet. Nothing more. Ah, un secondo prima, mezzo millisecondo prima.
Come to me, my son. I need to bring you to the Grand Company like the other puppets because of Carlo's memories within you. Become a real human. Come to me, my son. Some little puppet. No father wants to respond to the
How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Ciao, ciao buddy. Wait. Ma cazzo! Ciao. Sei in live? Sì. Ciao. Ci c'è? Nessuno. Ah, ok. Che si fa? Sto, penso, facendo il boss finale di Lies of P. Come il boss finale? No, no, non guardo allora. leva. Vabbè, tanto lo sai già chi è. No, zitto! No! Ma devo mettere per leggere. Ho visto la barra, però non ho letto il nome, fortunatamente. Questo è la live, mi dispiace. Mangia fuoco. Ma davvero? Eh? Ma perché me l'hai detto, Samu? Cazzo lì. Ma scusa, anche nella storia. Vabbè, ma che vuol dire? Che ne Carlo so? Era gioco... così, eh. Ma sei un pezzo di merda, sei. Dai, madonna. Non morire sulla SFP. Ma conosci Martina Dell'Anna? Martina Dell'Anna. L'ho già sentito dire come nome. È una bionda piccolina, come piace a te. Cioè, piccolina non d'età, di statura. Mandami G. Subito all'attacco. Quindi mandami G. Aspetta. Sei un lupo. Ecco. Vai, te l'ho linkato. Dai. Mette, non far vedere Discord su Instagram, cioè su Twitch. Beh, ma scusami, se poi tanto è rispetterà le policy di IG, no? No, sì, IG sì, Discord no. Credo. Perché tu cosa mi hai mandato? No, ti ho mandato il link di Instagram. Però sopra ci sono... Ah! Ok. C'è mia moglie sopra. Vabbè, ma anche quella rispetta le policy di Twitch, di IG. Sì, è solo mia moglie che non voglio far vedere in live. Ah, ok, sei geloso. Scusa. Certo. La conosci? Comunque questo gioco penso a delle boss fight immense.
sto settando un attimo l'audio, provo a parlare. Cioè, fai delle frasi di senso compiuto. No, ah, ti dicevo che sto gioco ha cioè delle boss fight giganti. Che cazzo, bellissime. Continua. Ma no, come faccio a continuare? Ok, dai, va bene, 50. L'ultimo urlo me l'ha fatto abbassare un po'. Cipino! Che di puttana c'è per? In game of man. Metti la guardi la partita dopo. Sì. Metti Napoli Real Madrid. Come fanno a giocare insieme, scusa, sono due città diverse. È tipo la Champions League. Non è il campionato, cioè non è solo le nazioni italiane. C'è le squadre italiane, vedi, scusa. C'è tutta l'Europa. Il Real Madrid, ovviamente, come puoi capire dal nome, è la squadra di Madrid, la città spagnola. Ma perché c'è anche il fake Madrid? Sì. Come che hanno dovuto, che ne so, specificare il nome adesso. Sì, 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 come i Los Angeles Lakers oppure i Los Angeles Clippers. Ci sono due squadre, ma se ci sono i Real e i fake, sì. È il Madrid, che è, qual è la squadra fake? Che vuol dire qual è? No, tu mi hai detto Real Madrid. Sì. C'è, anche, c'è anche il fake Madrid. Proprio così si chiama. Ah, proprio così? Sì. Ah, stai scherzando? No, no, no. È perché non ci sono giocatori. Davvero. Non era, adesso devi trovarmi la squadra. Quando hanno creato la squadra del Madrid, tipo nel 1900, le hanno fatte queste due. Però all'inizio, quella del Real Madrid, erano tutti giocatori spagnoli, tipo. Il fake Madrid, tutti i giocatori di altre nazioni. Da adesso, oppure se per esempio il fake Madrid ci sono spagnoli, si continua a trovarsi così. Dai, ma perché mi devi prendere in per il culo, madonna? Vabbè. Chiedo una cosa che non so, mi prendi per il culo. Non ti ho preso per il culo, sono male. Boh, non capisco. È così a gratis poi, capito? Esiste il fake Madrid? Quel coglione di Arci, però c'è il live che mi sento. No, no. Dai, cazzo! No, Johnny Silverhand. Adesso cerco su Google. L'hai giocato Cyberpunk? Sì. Davvero? Non ti è piaciuto? Vedo che non l'hai preso. Ma esiste per davvero? Schede. Cosa? Fake Madrid. Metto. Ti sei stupido? L'hai davvero cercato? Ma no, aspetta, è meme. Aspetta. Che vuol dire meme, oh? Condividi di schermo. No, sto cercando su Twitter. Ma vedi che c'è l'account Twitter? Appunto, che sei stronzo? Ma non posta più, dai, finto, mate, non è vero. Fake Madrid, fake. Per te che non posta più? Madrid. Nulla, non ce la fa. Perché non c'è su Wikipedia? Ma c'è pure il logo. Ma perché non c'è su Wikipedia? Ce ne so, Gori, che cazzo lo usa Wikipedia nel 2023? Wikipedia. E poi qua mi esce fuori terremoto a Napoli, paura per il Real Madrid. Come?
Non c'entra nulla, fidati. Fake Madrid. Oppure sono stati quelli del Fake Madrid a far venire il terremoto. Fosse andare così? No, vabbè, non esiste Fake Madrid. Condividi schermo, condividi schermo. Ma no, sto giocando, adesso fammi concentrare. Non esiste, ti ho detto. Vabbè. Madonna, questa che culo. Come to me, my son. Vuoi guardare WhatsApp? No, adesso no. Oh, Discord, quale ti è più comodo? Dove ti devo scrivere? WhatsApp. Ok. I never bound you to the Grand Covenant like all the puppets because of Karma's memories within you. Masap? Come? Masap? No, te lo dico dopo, dai. Comunque dicevo, Cyberpunk come va nelle prese DLC? Perché c'ho troppa roba da giocare. Ho capito, Mitko, merita, eh. Non lo so, ma lo giocherò. So quando. Okay. Ci sta, ci sta. Che giochi dopo Lies of P? Ah, che poi tra poco esce pure... Vai, poi te lo dico. Dopo Lies of P devo giocare, devo finire Armored Core. E poi... Ah, ok. Devo... E poi devo finire Starfield. Che ce l'ho ancora in sospeso, quello lì, donna. Quello è gigante, però. Quanto è bello Candy. Ti piace Meet Can Reeves? Aspetta. Let's go! Finito? Silenzio, silenzio cazzin. No. Invece è un'altra fase. Bro! No! Allora, no! Sei in una casa con delle persone. Silenzio! Io conoscete tuo fratello, io.
sorry. No, questa musica. No, no. A final report on the Krod experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy. Cazzo è Dorothy adesso? Come? Chi cazzo è Dorothy? Non so. Chi è Dorothy? Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
54, 53 ore. L'hai finito? Sì. Vabbè, not bad. Adesso bisognerà fare New Game Plus. Dici che è worth? Sì, soprattutto perché sono curioso di vedere gli altri finali. Ma guarda tu, guarda, madonnaccia, incoronata. Si può bestemmiare? Qui qualcuno è religioso. Ok. Uno era religioso e già era scappato. Vabbè, che ne so. Burattino senza nome è stato il primo burattino con un organo P realizzato dal vecchio. L'efficienza del suo organo non era ordinaria, ma distruttiva. Perciò il burattino senza nome non fu scelto per il corpo del ragazzino e fu sigillato. No, ho fallito.
Sì, tua mamma, quella puttana. Ma per fare le missioni perché devo pagare? Gioco di merda. Thanks for all your help. I hope I've made up my mind. Someone needs to. Thanks for all your help. Oh, did I scare you? It's me, Hugo. This whole thing has inspired me. I'm going to try to be the Alidoro of a new generation. I will also keep looking for the relic's true owner. Check in with me at... A great weapon calls for a great... Sorry, no pronouncements. My only friend. Hello, my only friend. Oh. Cosa? Grazie per aver seguito la stream, ragazzi. E niente, ritroverete tutta la serie su YouTube, dato che l'uploaderò. Mi giocherò offline il new game per andare a cercare il platino, perché davvero questo gioco è stato un inaspettato, ok? Cioè io credevo, cioè stavo aspettando il gioco, sì, ma non credevo di trovarmi questa cosa.
Davvero non credevo assolutamente di trovarmi davanti a un gioco del genere. Perché ho detto, vabbè, il classico Souls-like che ci prova, ma non gliela fa. Cioè, gliela fa, ma un po', insomma. Ma qua invece, cazzo, siamo, secondo me, siamo ai livelli di From, quasi. Cioè, a livello di lore, a livello di trama, a livello di combat system, a livello di boss fight, a livello di scena, a livello di suoni, a livello di tutto, cazzo, qui è tutto, tutto bellissimo, tutto top. Quindi non lo so. Tra l'altro finale aperto. E niente. Dorothy, cosa mi viene in mente con Dorothy? Mi viene in mente il mago di Oz. Ora, se vogliono fare un sequel, se vogliono fare un DLC, o se vogliono fare tanti giochi su diverse favole, va bene. Continuate, perché hanno fatto davvero un lavoro della Madonna. Hanno fatto un'opera d'arte, hanno fatto. E mi aspetto esca forse un DLC. Allora, la via più logica sarebbe fare un DLC e boh, chiuderla qua. Lasciare il finale, chiudere il finale e via. E il prossimo gioco, che già hanno detto che stanno lavorando su un nuovo gioco, non si sa se faccia parte della stessa IP, quindi un Lies of P2, oppure un altro gioco completamente su una fiaba differente. Oppure ancora, stesso gioco, quindi Lies of P2, però con Dorothy che potrebbe avere a che fare con il Mago di Oz, e quindi fare una fusione, cercare di creare tipo un crossover. Poi Dorothy, il Mago di Oz è la prima cosa che mi è venuta in mente. Probabilmente non c'entra niente, magari è solamente un personaggio che si chiama così ed è una coincidenza il fatto che sia la protagonista del Mago di Oz. Magari non c'entra nulla assolutamente. Vabbè, vedremo come si evolverà la situazione. Spero che questo gioco prenda più di un premio ai TGA, perché davvero se la merita veramente tanto. Colonna sonora, game design, non vincerà il GOTY perché ci sono titoli troppo grossi, ok? Però mi piacerebbe già vederlo tra le nomination. Mi piacerebbe vederlo tra i candidati. Cosa che sicuramente sarà. Però deve vincere premi, perché davvero hanno fatto un lavoro di Cristo. Va bene. Ragazzi, grazie ancora per aver seguito questa live e grazie anche per aver seguito tutta l'intera serie. Abbiamo giocato 50 ore, una buona durata, io li allungo perché li gioco maniacalmente. Tutta la parte esplorativa sono abbastanza puntiglioso. E niente, ci becchiamo. Continuerò Armored Core, che l'abbiamo lasciato indietro per ovvi motivi. È uscito Starfield e poi subito dopo è uscito Lies of P. Adesso mi concentrerò a platinare Lies of P, anche offline o quando sarà qualche live la faremo. Una volta platinato Lies of P, torniamo su Armored Core, platiniamo anche Armored Core perché è un gioco della Madonna anche quello lì. E poi mi ributterò a capofitto su Starfield, quando nel frattempo giocherò anche a Payday 3. Buona serata a tutti.